before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Stamattina mi sono pesato a 74.1 kg, quindi nonostante oggi dovrebbe essere il mio refeed day, il giorno in cui mangio più calorie e più carboidrati proprio per accelerare il fat loss, accelerare la perdita di grassi, oggi mi sono svegliato a 74.1 kg. Se mi state seguendo, se avete visto gli ultimi due video, sto veramente provando a scendere sotto la barriera dei 74 kg. Quindi ho deciso di posporre il mio refeed day di un giorno, lo faccio domani, sperando comunque oggi di quindi rimanere a dieta, distruggere quella barriera dei 74 kg. Quindi oggi non vi farò vedere il refeed day, sarà una giornata in cui mangio normale. Ho deciso di mangiare però 2300 calorie invece di 2000 calorie, quindi comunque un pochino di più di cibo, e includere 300 calorie di cardio che andrò a fare più tardi, vi porterò con me, perché dovete capire, se volete bruciare i grassi sono due cose veramente fondamentali che potete fare. La legge che dovete rispettare è il fatto che dovete dare al vostro corpo meno energie di quante ne richiede, quindi dovete essere in un deficit calorico, e per rimanere in questo deficit calorico dovete fare due cose, potete utilizzare la prima, dieta nutrizione, ovvero consumare meno calorie, la seconda, aumentare i livelli di attività, aumentare appunto le calorie che bruciate, e questo lo fate appunto col cardio, con lo sport, eccetera eccetera. Quindi oggi consumerò 2300 calorie dal cibo e andrò a fare cardio 300-400 calorie, così comunque i totali giornalieri saranno 1900 kcal e questo mi metterà al di sotto del mio fabbisogno giornaliero, e speriamo che domani mattina peso meno di 74 kg. Comunque, grazie per aver cliccato su questo video, se vi piace mi raccomando buttateci un like, iniziamo qua la nostra giornata. Come prima cosa, già lo sapete, faccio il digiuno intermittente, quindi mi sono svegliato più o meno verso le 10 stamattina, e cosa faccio per le prime due ore? Mi bevo solamente dell'acqua, quindi non faccio nient'altro, non mangio niente, non bevo caffè, mi sveglio e bevo dell'acqua. Questo per quale motivo? Perché il vostro corpo veramente ha bisogno di acqua quando vi svegliate. Magari sentite la fame, sentite che dovete fare colazione, ma quello è solamente un'abitudine. La verità è che voi dovete dare al corpo l'acqua. Quindi a me piace bere un paio di litri appena mi sveglio. Se mi sveglio alle 10, fino a mezzogiorno bevo solamente acqua. Ragazzi, è passata più o meno un'oretta e mezza dalla clip precedente, sono le 11.30 e io in questo momento mi sto bevendo il mio primo, appunto, matcha, tè verde, già lo sapete se avete visto gli ultimi full day of eating. Quindi io mi faccio una tazza di matcha in questo momento, il matcha contiene caffeina, è praticamente estratto di tè verde, e no ragazzi, non sto bevendo il tè verde per bruciare magicamente i grassi, perché anche quello è semplicemente un marketing claim, così che vi vendono più bustine di tè verde, semplicemente lo prendo perché mi stava iniziando a venire un po' di fame, e quindi utilizzo la caffeina. Quando sei al digiuno e utilizzi la caffeina, praticamente ti sopprime l'appetito, quindi ti aiuta a posporre il primo pasto più in là nella giornata, così che puoi consumare più calorie nella seconda parte della giornata. Questo mi aiuta molto a dieta, perché io sono veramente un mangione, mangio veramente tantissimo, ho un appetito assurdo, e se non includo appunto il digiuno intermittente con un paio di tazze di tè verde o di caffè, veramente, e consumo troppe calorie la mattina, poi mi risulta veramente difficile rimanere a dieta. Quindi io mi sto bevendo questa prima tazza. Voi in Italia, è vero, potete bervi l'espresso normalissimo, che è buono, molto più buono di sta roba, però preferisco appunto bere qualche cosa di un po' più allungato, così che posso berlo un attimino più lentamente, e anche quello, berlo lentamente, ti aiuta a sopprimere la fame. Quindi quello un piccolo trucchetto che potete utilizzare anche voi se veramente avete difficoltà nel rimanere a dieta: invece di bervi un espresso corto, bevetevelo magari un americano, lo so, lo allungate con un po' di acqua, così che lo bevete più lentamente, e anche questo vi potrà aiutare. E ragazzi, mezz'oretta dopo, ovviamente, seconda tazza di matcha. Anche qui, non so se mi vedete già abbastanza più svegliato, ma praticamente bevi la prima tazza per sopprimere la fame, per spingere più in là il primo pasto, e la seconda tazza veramente ti aiuta ad essere più produttivo. Quindi se siete degli studenti oppure al lavoro, eccetera eccetera, anzi fatemi sapere qua giù quanti di voi sono studenti, veramente me lo sto chiedendo da un po' di tempo. Se vi bevete due tazze di caffè, eccetera, la caffeina veramente quando siete a digiuno veramente inizierà a kick in, quindi vi darà quella spinta in più e inizierete a fare tantissimo lavoro, inizierete ad essere produttivi, veramente concentrati in quello che state facendo. È una tecnica pazzesca, il mio piccolo segreto per veramente lavorare duro, ve lo sto dicendo. Quindi adesso è più o meno mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto, seconda tazza di matcha, noi ci vediamo più tardi per il primo vero pasto.
Ragazzi, io sono appena tornato a casa in questo istante. Sono andato a fare la spesa, volevo cucinare qualcosa come primo pasto, ma purtroppo mi sono appena accorto che ci sta la Formula 1 e ovviamente, dato che io lavoro per la Shell, carburanti proprio appunto per la Formula 1, uno dei miei colleghi infatti sta adesso nel GP in Russia, quindi non posso perderla, che poi ne discutiamo ovviamente lunedì al lavoro, quindi mangerò qualcosa di rapidissimo, vi faccio vedere subito, già lo sapete, so che lo sapete. Ragazzi, veramente, quindi rapidissimamente che sta iniziando il Gran Premio. Qui, come potete vedere, già lo sapevate, semplicemente un panino con la bresaola. Come vedete, solamente del pane che sono andato a prendere al forno, una baguette, 250 grammi di pane bianco con 80 grammi di bresaola. Se stessi in una fase di presa di massa, ovviamente ci aggiungerei magari un po' di olio o comunque scaglie di parmigiano nella bresaola, ma purtroppo, dato che è solamente... sono a dieta, devo stare molto attento con le calorie, quindi lo tengo veramente al naturale, bresaola e pane. E per concludere il tutto, una di 7-Up, zero calorie, che questa qua veramente, se prendete le bevande queste qua a zero calorie e comunque quelle abbastanza gassate, quindi Coca-Cola zero, Fanta zero, Sprite zero, eccetera eccetera, in moderazione vanno benissimo, ve le potete godere tranquillamente. Una, magari ogni 2-3 giorni ve ne bevete una, vi aiuta comunque perché sono dolci, quindi vi aiutano a restare a dieta, danno alla vostra mente e al vostro corpo appunto un attimo quel break psicologico per farvi restare a dieta. Io ora mi godo appunto questo primo pasto, calorie e macronutrienti sullo schermo in questo momento, vado subito, corro a guardarmi la partenza, ci vediamo dopo. Ragazzi, ancora qui. La Ferrari potrebbe vincere, ottima, ottima gara. Comunque mi sono mangiato quel pasto, adesso sono passate un paio di ore e mi mangio, lo sapete già, una mela. Semplicemente una mela rossa come snack. Poi stasera magari per cena non so ancora cosa farò, ma mi sa magari il sushi, che ho veramente voglia. Comunque vi faccio vedere più tardi. Ragazzi, io sono appena tornato a casa, come avete visto dalla processione là, mi sono fatto appunto questo pasto. Allora, completamente hippie, quindi non scandalizzatevi, per favore. Allora, qua, per prima cosa, un panino con del pollo al barbecue, un po' di spinaci e un po' di peperoni, con a fianco questo pezzo di anguria. Strano, lo so, però entra nei miei macronutrienti, mi piace, e l'anguria onestamente mi dà veramente la spinta, perché mi fa sembrare che sta arrivando l'estate e ragazzi io non vedo l'ora per l'estate. E poi ovviamente, per colpire anche i miei numeri di proteine giornalieri, ovviamente già lo sapevate, un protein cookie. Macronutrienti per questo pasto qua sullo schermo, mi sto mangiando questo pasto adesso e bevo anche una Monster, che devo lavorare un pochino, quindi questa Monster White zero calorie mi dà abbastanza caffeina per continuare a lavorare un po'. Poi piano della serata, probabilmente mangerò fuori oppure in casa, non lo so, devo comunque vedermi con la mia tipa. Quindi, detto questo, noi ci vediamo più tardi nel prossimo pasto. Ragazzi, io sono appena tornato dal cardio, sono sudatissimo, faccio abbastanza schifo, però piccolo tip of the day: se fate cardio con il maglione sudate di più, quindi buttate fuori più acqua e sicuramente domani vi sveglierete un pochino più definiti. Quindi mi raccomando, maglione e pantaloni lunghi quando andate a fare cardio. Per il resto, com'è andata? Ho fatto più o meno 35 minuti, bruciato 400 calorie, semplicemente una camminata in pendenza, a volte ho fatto un po' di corsa, che se no mi annoiavo troppo, però potete tranquillamente fare una camminata in pendenza, bruciate il tot di calorie che volete bruciare e avete fatto. Questo mi permette quindi di ritornare più o meno intorno alle 1000 calorie giornaliere e ragazzi, ho una voglia assurda di pizza. Bei ricordi, vecchi ricordi italiani di Roma, Napoli, eccetera eccetera. Quindi stasera molto probabilmente andrò a mangiarmi una pizza. Ho più o meno appunto altre 800-900 calorie da colpire prima di concludere tutti i macronutrienti e calorie per la giornata. Noi ci vediamo stasera. Ragazzi, è l'una del mattino, però avevo notato che non avevo finito il video, quindi voglio concludere il video qui. La ragazza è appena andata, quindi sono di nuovo a casa da solo, concludo il video. Come avete visto, ho mangiato quella pizza, macronutrienti totali della giornata li metto in questo momento qui accanto sullo schermo. E come potete vedere, veramente, oggi sono andato abbastanza basso in proteine, o almeno meno del solito. Di solito vuoi comunque colpire 2 grammi di proteine per chilo corporeo, o comunque intorno a quei numeri. Io ho colpito un po' di meno di queste proteine e ho fatto veramente abbastanza tanti carboidrati. Ricordatevi che dovete sottrarre a queste calorie le calorie che ho bruciato quando ho fatto cardio, quindi comunque sono sceso più o meno a 2000 calorie, però comunque ho colpito poche proteine. Ma quello che vi voglio far capire veramente col mio canale è che
In prima cosa, ragazzi, c'è la vita, quindi vi dovete godere la vita, per quello muscoli a vita, vi dovete godere la vita. Se dovete uscire con la ragazza, se dovete uscire con gli amici, eccetera, eccetera, alla fine vivete nel momento presente, quindi dovete buttarvi, vivere, andare a mangiare la pizza fuori al ristorante, eccetera, eccetera. Però quello che volevo farvi capire, con la dieta flessibile, anche quando state a dieta e volete magari bruciare i grassi e aumentare la massa muscolare, voi dovreste avere dei... E fuoco. E perché mo non focalizza? Stavo dicendo, voi dovreste avere veramente degli obiettivi che provate a raggiungere ogni singolo giorno, o comunque dovete andarci vicino. Se non li colpite perfettamente, precisamente, ancora ripeto, la costanza non è la perfezione, quindi se c'è di mezzo la vita, lasciate che trascorre e voi riprendete il giorno dopo. Però voglio veramente farvi capire, come avete visto oggi, io sto seguendo la dieta flessibile che mi permette di mangiare i cibi che voglio io, non sono i soliti riso, pollo, verdure, eccetera, eccetera. I risultati sono veramente gli stessi ed è soprattutto più sostenibile, stile di vita molto migliore, perché appunto non riesci a far ruotare la dieta e tutto ciò attorno alla tua vita e non la vita attorno al fitness e alla dieta. E quindi penso che sia veramente il tipo di dieta, almeno, che io preferisco, che secondo me, se non l'avete ancora provato, dovete sicuramente provarla. Poi in combinazione col digiuno intermittente va veramente una bomba. Comunque, detto questo, so che magari non è stato un full day of eating come vi aspettavate, perché alla fine non ho cucinato niente, però ho avuto veramente tanto da fare. Ma il prossimo full day of eating voglio provare a cucinare tutto quello che mangio. Quindi non prendere cose già, non so, i panini, i tramezzini, eccetera, no, voglio cucinare tutto, così che vi posso dare delle ricette che potete anche voi utilizzare. E in più volevo veramente magari provare a togliere completamente gli integratori che uso e farvi vedere come riesco a colpire comunque con dei cibi normalissimi i miei obiettivi di proteine, che magari potete prendere degli spunti. Quindi se voi volete vedere questo video, mi raccomando, lasciate un like su questo video, se siete nuovi al canale iscrivetevi. Anzi, facciamo una cosa. Volevo fare un Q&A, così, quindi se questo video prende 50 like, se questo video raggiunge 50 like, faremo un Q&A, mi lascerete tutte le vostre domande e nel prossimo Food Day of Eating non solo cucinerò tutti i miei cibi, non prenderò integratori, così che vi farò vedere come fare senza supplementi, ma in più, mentre cucinerò, risponderò a tutte le domande. Quindi se volete vedere un Q&A, non so, vediamo se arriviamo a 50 like, non ci siamo mai arrivati, proviamo. Se arriviamo a 50 like, faremo un Q&A, risponderò a tutte le vostre domande. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, buttateci un like, noi ci vediamo prestissimo, ragazzi. Grazie a tutti ancora per il supporto, veramente. Vi tengo qua nel cuore. A tutti i nuovi iscritti, grazie mille anche a voi. Iscrivetevi se volete più video come questi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi.